All'interno della pieve di San Michele Arcangelo a Ponte Buggianese sono in corso dei saggi pittorici sulle opere di Pietro Annigoni. Nel monitorare lo stato degli affreschi, i restauratori si sono accorti che ci sono delle problematiche relative al fondo sui quali sono stati realizzati dei difetti superficiali, difetti che sono letteralmente venuti alla luce in virtù della nuova illuminazione installata all'interno della chiesa, un impianto di luci a LED che prevede la possibilità di creare degli scenari di luce. A seguito di questo apporto di illuminazione in più, ci siamo accorti che ci sono dei piccoli difetti nelle superfici degli affreschi. Oggi siamo qui con una ditta di restauro per valutare attraverso dei saggi pittorici l'intervento da porre in atto prossimamente. In questo momento stiamo facendo delle prove preliminari di pulitura, quindi di rimozione dei depositi di sporco, nerofumo, polvere, pulviscolato atmosferico, sia coerenti che incoerenti, cioè vorrebbe dire quelli depositati sulla superficie, rimovibili meccanicamente, quelli invece oramai anche attaccati, uniti sempre al film pittorico, che vanno comunque rimossi con mezzi chimici. In questo caso stiamo soltanto adoperando acqua demineralizzata come primo impatto, probabilmente già sufficiente allo scopo. All'interno della chiesa di San Michele Arcangelo sono presenti diversi affreschi di Pietro Annigoni, artista soprannominato il pittore delle regine, su diverse tematiche: la deposizione e resurrezione di Cristo, l'Apocalisse, l'Ultima Cena, il miracolo della piscina probatica, la resurrezione di Lazzaro, Gesù nell'orto dei Getsemani ed altri affreschi dei suoi allievi. Tutta la chiesa è stata affrescata da Annigoni e dalla sua scuola ed è un'opera che è unica al mondo negli ultimi circa 200 anni. Quando Annigoni, a metà degli anni 60, ha visitato questa chiesa, si è trovato di fronte a una specie di tela bianca perché non c'erano decorazioni sulle pareti e ha proprio proposto di realizzare qui quella che era l'opera, quella che poteva essere l'opera della sua vita, cioè poter realizzare tutti gli affreschi, tutta la teoria degli affreschi, scegliendo lui, concordandoli con l'allora parroco Monsignore Gisto Cortesi, però avendo poi la libertà di realizzarli solamente lui e la sua scuola.